Abbiamo il piacere di intervistare il presidente della 72esima fiera di Strasarti. Allora, l'agricoltura è importante, una storia e una tradizione che prosegue con l'innovazione. Sì, siamo felici di oggi presentare la 72esima rassegna meccanica agricola. Siamo un gruppo di giovani, coloro che fanno parte del comitato, che abbiamo davvero voglia di portare dell'innovazione nella nostra piazza, nella nostra contrada, portando anche delle esposizioni di mezzi agricoli come lo scorso anno, ma anche altre aziende inerenti all'agricoltura nelle diverse fronti, nel senso dal vivaismo, dalla florovivaistica all'agrofotovoltaico. Oltre a questo vogliamo puntare sempre più all'agricoltura organizzando dei convegni e dei talk show dove abbiamo degli esponenti del mondo agricolo anche a livello istituzionale. C'è il talk show, c'è la cultura, c'è quindi diciamo, la tradizione dell'agricoltura, come diciamo sempre, ma soprattutto c'è anche gli eventi, perché gli eventi sono importanti, che sono da contorno, che supportano anche il tutto, giusto Presidente? Sì, certamente. Infatti quest'anno abbiamo voluto puntare su un concerto, il concerto di Anna Tatangelo, che tra l'altro fa tappa nel suo Summer Tour 2024, e ne siamo fieri, che è proprio un concerto a tutti gli effetti. Poi abbiamo Valentina Persia, Uccio De Santis, I 40 che vale 90, una commedia organizzata da ragazzi, da artisti della nostra contrada. Quindi sono 5 serate dove il divertimento non manca, la convivialità non manca e speriamo davvero di divertirci tutti. Buon divertimento e in bocca al lupo. Grazie Crepi e ci vediamo in fiera.